continuare più il calcio Padova, diciamo, la mia priorità. Mi sono meritato insieme ai miei compagni diciamo, la permanenza in questa società e giocare in campionato di Serie B, che sicuramente è un campionato migliore rispetto alla Serie C, però diciamo ci abbiamo raggiunto, abbiamo fatto un po' un tiramolla, ma è normale, il gioco delle parti e poi il calcio Padova è stato di parola, ho mantenuto la parola che ci eravamo dati in caso di promozione. Insomma, già quest'anno hai dato un apporto decisivo sia in campo, poi anche fuori dal campo, nell'ottica insomma del prossimo campionato, ci sono tantissime partite, quindi ci sarà bisogno di tutti, allora chiedo anche a te quale sarà un po' il tuo contributo come. Ah, chiaro, il contributo sarà quello di sempre, poi il campione di Serie B, come hai detto tu, è molto lungo, sono tantissime partite, ho 37 anni, quindi ci sono varie cose. Chiaro che poi parlerà sempre il campo, è lui che decide insieme a mister, chi giocare e chi no. Però come ho affrontato l'anno scorso, visto che comunque la rosa verrà quasi tutta impiegata, perché tantissime partite, a volte anche ravvicinate, quindi c'è veramente bisogno di tutti. Hai sentito il mister in questo periodo? Ti ha chiamato? No, l'ho sentito, sì, 2 settimane fa l'ho sentito e lo risentirò in questi giorni, Cosa ti ha perché detto? c'eravamo messi d'accordo che ci sentivamo prima che partivo per le vacanze. No, il mister è carico come sempre. Ha detto di farsi trovare pronti subito di tiro, perché lui parte molto forte. Sicuramente non avevo dubbi. Già Martello che ha già detto mi raccomando Ma io farà. penso che già è lì a fare tattiche da solo, chiaramente formazioni. A parte gli scherzi, il mister per carattere è quello, quindi penso che sia molto rilassato. Senti, in queste settimane di tira e molla poi il tuo nome comunque è stato accostato anche a altre società che probabilmente si sono rivolte al tuo procuratore, al tuo agente, Sì. si è parlato del Pordenone, cioè perché se non altro è vicino anche a Udine, ecco, poi. Sì, ho letto l'intervista del presidente del Pordenone, mi ha fatto molto piacere le sue parole, poteva essere un'opportunità se non riusciva a trovare accordo con il Padova, anche se loro poi ancora non hanno fatto allenatore, quindi era ancora molto tutto in alto mare. Fa piacere, anche se ho 37 anni e molte squadre hanno chiesto informazioni, quindi vuol dire qualcosa di buono ancora riesco a farlo. Cosa ti volevo dire? No, dimmi. Ci ha provato anche il Challis, Zane mi ha detto, sfruttando un po' Sì, ho fatto una chiacchierata con il presidente Zanutta, che è poi lo sponsor del Padova, e mi aveva detto che c'era questa opportunità in caso in cui non trovavo l'accordo con il Padova e se avevo voglia di giocare lì vicino a casa, perché praticamente è vicino Udine, Challis. Ho fatto una bella chiacchierata, siamo battuti 2 risate. C'eravamo un po' di sentirci dopo, ho sentito l'altro ieri, gli avevo comunicato che avrei firmato qui con il Padova. Quindi avevi la possibilità di giocare ancora da titolare, fare 30-35 presenze, hai scelto di stare a Padova anche sapendo di giocare un po' meno, quindi ha pesato anche il tuo feeling con la piazza, no? Beh, sicuramente fa piacere giocare in Serie B, una squadra che comunque, come ho detto prima, mi sono meritato la promozione e la permanenza. 38, 35, 20, come ho detto prima, lì poi deciderà il campo, chi giocherà, quanto giocherà. Chiaro che io ho 37 anni, devo fare i conti anche che non sono più giovanissimo, però io non ho prefissato niente, fare 15, 20, 35, 5, basta rendersi utili quando verremo chiamati in causa, perché comunque il campionato è lunghissimo e faticoso.